Buongiorno a tutti. Oggi parliamo delle modifiche apportate dal decreto rilancio sul bonus babysitting e altresì all'introduzione del cosiddetto bonus centri estivi. Infatti, modificando l'articolo 23 del decreto Cura Italia, quindi del decreto 18 del 2020, compreso dalle modificazioni apportate in sede di conversione in legge, del 24 aprile 2020, il nuovo decreto rilancio modifica il bonus per l'acquisto di servizi di babysitting, aumentando il tetto massimo da 600 a 1200 euro e introduce altresì un'alternativa del cosiddetto bonus centri estivi. Infatti, oltre all'aumento del tetto massimo per l'utilizzo del cosiddetto bonus babysitting a 1200 euro, viene prevista altresì l'alternativa dell'utilizzo di uno o più bonus, lasciando quindi la scelta al genitore beneficiario del bonus di utilizzare l'intero incentivo per pagamento di servizi di babysitting oppure utilizzarlo per l'acquisto di abbonamenti oppure di iscrizioni del figlio a centri estivi, centri ricreativi per l'infanzia. Altresì occorre sottolineare che viene lasciata la distinzione e l'aumento del tetto massimo per i dipendenti sanitari, dipendenti di strutture ospedaliere o di strutture sanitarie. Infatti, per questi soggetti che già prima avevano un bonus fino a un massimo di 1000 euro per l'acquisto di servizi di babysitting, oggi viene aumentato fino a 2000 euro. Detto questo, però, occorre fin da subito precisare che il bonus è incompatibile sia con il bonus asilo nido, quindi con il bonus già individuato dalla legge e regolarizzato all'interno della circolare dell'INPS del 14 febbraio 2020, numero 27, ed è incompatibile altresì con il congedo parentale, ovvero quel congedo già previsto all'interno del decreto Cura Italia, decreto 18 del 2020, e ulteriormente prorogato nel decreto rilancio. Tutto quanto premesso, occorre ora indicare che rimane invariata la procedura per l'ottenimento di tale bonus. Infatti, la domanda viene effettuata in via telematica tramite il sito dell'INPS oppure chiamando il call center dell'INPS o diversamente rivolgendosi a dei patronati. Infine, occorre precisare che però la procedura non si conclude con l'invio della domanda. Infatti, dal punto di vista operativo, occorre che i beneficiari del bonus siano registrati sul sito INPS nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali e libretto di famiglia. E una volta concesso il bonus da parte dell'INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la cosiddetta appropriazione tramite il libretto di famiglia entro 15 giorni solari dal momento in cui abbiano ottenuto la comunicazione di ricezione e di accoglimento della domanda. Questa è una procedura necessaria ai fini dell'ottenimento del bonus, ma va precisato che il bonus, oltre ad essere incompatibile già con i due incentivi previsti che ho specificatamente indicato prima, quindi il bonus asilo nido e il congedo parentale, è incompatibile altresì se l'altro genitore è beneficiario di forme di sostegno al reddito, quindi sia quelle previste a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia quelle normalmente previste ai sensi di legge. Pensiamo per esempio alla NASPI. Infine, i soggetti beneficiari, individuando i soggetti beneficiari, occorre precisare che sono i dipendenti di aziende private oppure i lavoratori autonomi iscritti a gestioni separate dell'INPS, ovvero i lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali. Grazie e continuate a seguirci per avere ulteriori informazioni sugli ultimi bonus e incentivi previsti dagli recentissimi interventi governativi.